Buonasera a tutti, a voi che siete qui, al Duomo di Recanati, anche a coloro che ci seguono da casa. Un saluto a tutti quanti. Ecco, viviamo con semplicità e con fede questo momento di ascolto della parola di Dio. Ci prepariamo ad accogliere la parola che la Chiesa ci offre nella seconda domenica di Quaresima. Allora iniziamo facendo una preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo insieme il Salmo responsoriale. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ti prego, Signore, perché sono Tuo servo. Io sono Tuo servo, figlio della Tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ti ringraziamo, Signore, di questo momento. Donaci un orecchio aperto e un cuore attento alla Tua parola. Te lo chiediamo anche per intercessione della Tua Santissima Madre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, possiamo accomodarci. Ora proclamiamo la prima lettura. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza,
tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Ecco, siamo in questo tempo, nella Quaresima, e se vi ricordate, domenica scorsa abbiamo ascoltato il racconto di Gesù che viene tentato, cioè messo alla prova, nel deserto. E vedete che anche questa domenica si parla di questo, in questa lettura, che inizia dicendo: in quei giorni Dio mise alla prova Abramo. Ecco, dicevamo l'altra volta che essere messi alla prova significa vedere se ci fidiamo del Signore, se c'è nel nostro cuore quella fiducia verso di Lui. Allora la Chiesa ci fa contemplare Abramo. E qual è il centro di quello che la Chiesa ci vuole comunicare? È che Abramo ascolta la parola di Dio, ed è una parola difficile. Abbiamo ascoltato che Dio chiede ad Abramo: prendi tuo figlio, il tuo unigenito, offrilo in olocausto. E cosa fa Abramo? Abramo ascolta e si fida della parola di Dio. Ecco, questo è proprio il, potremmo dire, il nucleo centrale. Certamente non abbiamo letto tutto il racconto, voi lo potete leggere a casa nelle vostre Bibbie, alcune frasi sono state tagliate, però ecco, si capisce questo, che Abramo riceve una parola e vive quella parola del Signore, cioè dà il primo posto al Signore, anche se lui non capisce. Vi ricordate che Abramo per tutta la vita ha atteso il suo figlio Isacco? Era come dire arrivato a vedere esaudito questo suo grande desiderio, e adesso sembra che tutto finisca. Sembra che questa storia che Dio sta facendo con lui sia un'assurdità. E Abramo invece si fida del Signore e compie la sua parola. E certamente il Signore non vuole la morte del suo figlio, infatti abbiamo ascoltato che l'angelo del Signore chiama dal cielo Abramo nel momento in cui ha steso la mano e lo ferma. Ecco, non voglio dare altre sottolineature così. Diciamo che alla fine si capisce molto bene, perché dice il Signore: perché tu hai fatto questo, perché non hai risparmiato il tuo figlio, io ti colmerò di benedizioni, perché tu hai obbedito alla mia voce. Ecco, la benedizione che Dio aveva promesso ad Abramo passa attraverso questo momento di prova, e per vivere e superare questo momento di prova Abramo obbedisce, dà ragione al Signore e quindi dà torto a se stesso, a quello che a lui poteva sembrare assurdo. Allora vedete, la Chiesa in questo tempo della Quaresima, dove anche la nostra fede, per tutto quello che sta succedendo, è messa alla prova, ci dice questo: fidiamoci di Dio, anche se non capiamo, viviamo la Sua parola. Ecco, e vedete che, sapete che è sempre così, c'è la prima lettura, e alla prima lettura c'è il salmo responsoriale, che è come una risposta, una preghiera, che abbiamo fatto prima e che diceva: camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Cioè, cosa significa camminare alla presenza del Signore? Stare in quella strada, in quei fatti della storia che sono la storia di salvezza della mia e della tua vita. Camminerò alla presenza del Signore, anche quando la strada diventa difficile, anche quando tante cose non capiamo. Allora vedete che la Chiesa ci mette sulle labbra queste parole: camminerò alla presenza del Signore, c'è Dio, non ti ha abbandonato. E questo è un salmo dove c'è questo senso di lode,
C'è questa espressione che dice: tu hai spezzato le mie catene. Allora possiamo pensare che queste catene per Abramo sono stati quei momenti di dubbio, di angoscia profonda. Perché devo uccidere mio figlio, no? E tutti noi abbiamo le nostre catene, quelle cose che ci fanno dubitare. Allora vedete che il Salmo dice: tu hai spezzato le mie catene. Ecco, camminiamo col Signore, fidiamoci di Lui. E proprio il Salmo inizia dicendo: ho creduto anche quando, cioè come dire, anche quando forse non mi conveniva, ho creduto. Vedete che bellissimo, la parola di Abramo e poi la Chiesa ci invita a rispondere in questo modo. Bene, ecco, brevissimamente solo un accenno alla seconda lettura. E San Paolo usa questa espressione, dice che Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Vedete che c'è come un richiamo a quello che ha vissuto Abramo, che ha accettato, no, di offrire suo figlio, e quello era un segno della salvezza che Dio avrebbe compiuto attraverso il suo figlio. Infatti dice: Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio. Ecco, allora davanti anche alle nostre angosce, a quello che magari ci fa dubitare del Signore, Dio ha dato il suo figlio. Non ascoltiamo i nostri dubbi, le insinuazioni del maligno che ci fa pensare che Dio non è con noi, Dio non è per noi. No, invece la parola dice, San Paolo, Dio è per noi. E Dio ha dato tutto. Bene, ecco, allora passiamo al Vangelo. Ora lo proclamiamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro, e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Ecco, abbiamo ascoltato questo Vangelo bellissimo, una parola molto forte per la nostra vita. Sempre la Chiesa, nella seconda domenica del tempo di Quaresima, ci fa ascoltare la trasfigurazione. Brevemente vorrei richiamare quello che è accaduto prima di questo episodio, che per la prima volta Gesù Cristo ha annunciato la sua passione, dicendo che il figlio dell'uomo sarà crocefisso. E vi ricordate che Pietro rimane scandalizzato, non accetta questo. Dice: questo non ti accadrà mai. Bene, allora, per dire che la trasfigurazione
È come un fatto che Dio ha voluto per rispondere anche a questa paura della croce che c'è nei discepoli, che rimangono costernati davanti a quello che dice Gesù Cristo, che lui dovrà essere rifiutato e ucciso. Bene, allora leggiamo piano piano il brano e facciamo alcune sottolineature. E poi cercherò di capire un po' che cosa la Chiesa ci chiama a mettere al centro. Sono tante cose in questo Vangelo molto belle. Ecco, inizia in questo modo molto semplice. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Molto bello questo, che Gesù prende con sé questi suoi discepoli e li conduce su un alto monte. Ecco, già leggendo solo questo si capisce che, diciamo così, il ritmo ordinario della vita, anche della missione di Gesù, per un momento viene come interrotto. Allora anche noi, forse davanti a questo, possiamo chiederci: noi lasciamo che ci siano questi momenti per stare con il Signore, dove Lui venga per prenderci con sé, perché possiamo avere questa intimità con Lui. Interrompere, tutti corriamo come un treno, la nostra vita è piena di tante cose, invece abbiamo bisogno. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Ecco, allora vedete che la vita dei discepoli, diciamo, si stava svolgendo ai piedi, diciamo, di questo monte, Gesù con il suo ministero, però a un certo punto si cambia luogo e si va in questa altura, un luogo in disparte. E forse anche questo, noi, soprattutto in questo tempo, siamo frastornati da tante notizie che ci giungono anche in maniera confusa e anche molto stancante. Siamo presi da tante cose e confusi. Abbiamo bisogno di questa solitudine, di metterci in disparte con Gesù Cristo. Il Vangelo prosegue: fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti. Ecco, allora accade questo fatto, che Gesù Cristo cambia il suo aspetto. Ecco, vorrei dire semplicemente che questo, anche il verbo, che è un verbo, come dire, che è al passivo, cioè che Cristo fu trasfigurato, cioè si capisce che è un'azione che fa Dio Padre. E cosa significa questo, che è collegato anche alla luce? Fu trasfigurato davanti a loro, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Ecco, andiamo un po' al nocciolo. La luce, questo splendore abbagliante nella scrittura, è il segno della risurrezione. Quando gli angeli nel giorno di Pasqua annunciano Cristo risorto, l'Evangelista ci dirà che le loro vesti sono sfolgoranti. Ecco, allora vedete che Cristo mostra la sua potenza, la sua risurrezione, che Lui è Dio, che ha questo potere di sconfiggere la morte, che è qualcosa che va al di là di ogni nostra concezione umana. Vedete questa frase che può sembrare quasi un po' ingenua, anche un po' simpatica, diciamo. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Quella luce che è la risurrezione supera tutte le nostre paure, supera tutto quello che noi non capiamo, anche quello che non accettiamo, qualcosa che viene dal cielo, che ci sorprende. È la forza della risurrezione che, come vi dicevo, è la risposta a quella paura che tante volte anche noi abbiamo davanti allo scandalo della risurrezione. Il Vangelo prosegue: apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Ecco, Mosè ed Elia,
che sono il segno dei due grandi profeti, possiamo dire. Mosè, il servo del Signore, che ha condotto Israele fuori dall'Egitto, e Elia. Ecco, adesso non voglio soffermarmi su questo, perché sennò ci perdiamo. Però voglio fare due sottolineature, che a volte non si fanno. Che Gesù sta parlando con Mosè ed Elia, e se voi leggete la loro storia, si vede che anche loro, pensate a Mosè, quante volte è stato rifiutato, quante volte il popolo di Israele ha mormorato e l'ha voluto uccidere. E pensate anche a Elia, che ha dovuto subire questa prova fortissima, che lo volevano uccidere, l'hanno perseguitato, perché lui è rimasto fedele al Signore. Ecco, allora vedete che loro parlano con Cristo, che sono queste due figure che fino alla fine sono rimasti fedeli al Signore nonostante tutte le difficoltà. E anche Mosè e Elia sono coloro che nella Scrittura avevano questo desiderio profondo di vedere Dio. Leggete il capitolo 33 dell'Esodo, che si dice che Mosè vuole vedere Dio, però non lo può vedere pienamente. Così anche Elia, vi ricordate, che sente quella brezza soave, si copre il volto, per dire che loro sono lì e che guardano Cristo, cioè che Gesù Cristo è Dio, è il Dio della vita. E loro rendono testimonianza di questo. Se vi ricordate, nelle icone della tradizione orientale, loro sono come piegati in contemplazione di Cristo, per dire è Lui, noi siamo solo dei servitori. E dopo c'è l'intervento di Pietro, che dice: prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Ecco, è bello questa, anche che si dica che in fondo gli apostoli e Pietro erano un po' confusi, sono, come dire, affascinati, però allo stesso tempo, dice il Vangelo, non sapevano che cosa dire perché erano spaventati. Allora, da una parte, prendiamo anche questo che Pietro dice: è bello per noi essere qua, quindi è bello anche per noi trovare questi momenti per stare con il Signore, come dicevo un po' all'inizio. Però ecco, c'è qualcosa, no, che si dice, che loro rimangono un po' confusi. Allora vediamo, no? Approfondiamo un po' questo. Il Vangelo prosegue dicendo: venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Ecco, la nube nella Scrittura è il segno della presenza di Dio. Ecco, qui arriviamo un po' al nocciolo centrale, e da dove si capisce questo. Sapete che la Chiesa, all'inizio della Messa, sempre c'è una preghiera. E quella preghiera dice... Scusate che devo trovare... O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato figlio, nutri la nostra fede con la tua parola. Allora la preghiera che c'è all'inizio della messa ci dice che il centro è ascoltare la voce del figlio. Allora cerchiamo di tirare un po' le fila. Innanzitutto, perché la risposta di Pietro non va bene? Perché Gesù Cristo, prima di arrivare alla risurrezione, prima di avere stabilmente questa luce sfolgorante, dovrà passare attraverso la croce. Ecco, allora capite che la nostra domanda in questo tempo della Quaresima è: come possiamo noi seguire il Signore, che certo ci promette anche a noi, no, la trasfigurazione, ma quella trasfigurazione passa sempre attraverso la croce. Non c'è una scorciatoia nella nostra vita, non si può passare direttamente alla domenica senza essere passati, diciamo, per il venerdì, per il giorno della crocifissione e della morte. Allora ecco,
questo spavento, no, che hanno i discepoli, anche quello che abbiamo noi. Allora la Chiesa ci dice come si fa. Non possiamo pensare di passarcela bene e che non ci sia la croce, no. Allora il rimedio, possiamo dire così, è ascoltare la parola di Dio. Ecco, i discepoli vengono invasi da questa nube, e da quella nube c'è questa voce che dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Allora il centro del Vangelo è questa parola: ascoltatelo. Cioè, per fare questo cammino che dalla croce ci porta anche a noi alla trasfigurazione, cioè a vedere che la morte non è l'ultima parola, la sofferenza non è una nostra condanna, ma sempre è una porta che si apre alla risurrezione. Come passiamo noi, come possiamo fare questo cammino? Ascoltando la parola di Dio, fidandoci di Lui, mettendo Lui al primo posto. Ecco, questo è il... La Chiesa ci fa ascoltare questo Vangelo sottolineando questo: ascoltatelo. E se ascoltiamo Gesù Cristo, veramente anche noi potremmo vedere che le nostre sofferenze, quello che per noi sembra assurdo anche oggi, Cristo lo può trasfigurare, ci può risorgere. Allora, adesso capiamo che cos'è questo luogo alto, questa montagna dove Dio si rivela, che cos'è questo luogo in disparte, che cos'è questa differenza, diciamo, anche di luoghi. È la fede, eh? È il segno di dare fiducia al Signore, che se rimaniamo ancorati ai nostri pensieri, a quello che capiamo solo noi, a quello che ci sembra di poter controllare con i nostri pensieri, non possiamo fare questo cammino che dalla morte porta alla trasfigurazione. Ecco, allora saliamo anche noi su questa montagna con fede, lasciandoci condurre dal Signore. È bello che dice: prese con sé. E sapete, con questo concludo, perché ormai ci avviamo alla conclusione, che questa espressione che inizia il Vangelo di oggi, che ci dice che Gesù prese con sé, si trova precisamente all'inizio del racconto della Passione, dove si dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e dove li porta? Nel giardino del Getsemani, dove inizia la Passione. Allora ecco, seguiamo il Signore, ascoltiamo la sua voce, perché Lui ci permette di passare attraverso la croce per arrivare trasfigurati alla luce della risurrezione. Ecco, allora con fede anche noi chiediamo questa grazia di poter ascoltare la parola di Dio, di poterla vivere, non solo ascoltarla così come una curiosità o come un'informazione, ascoltarla, interiorizzarla e viverla. Bene, ci mettiamo in piedi, facciamo una preghiera per concludere. Ti benediciamo, Padre Santo, per la luce che viene da questo Vangelo della trasfigurazione. Infondi nel nostro spirito questo coraggio di poterti seguire, di poter camminare con te verso la Pasqua, ascoltando fiduciosi la tua parola. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo, pregando come Gesù ci ha insegnato. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata e buon cammino di Quaresima a tutti.